Accidenti! Teresa! Teresa, hai dimenticato il panino! Teresa! Fatima! Pronta per l'esame? Quale, scusa? Quale può essere? La mia vita è tutta un esame. Letteratura! Ma dai, quello è facile! Sei convinta che ti faranno delle domande su Hunger Games? Ma magari... Attenzione! La peste! Purtroppo ho chiamato mio padre un'altra volta. Si diverte così. Molto. Che cosa ti avevo detto? In questa scuola non si può portare il velo. Tornate nel tuo paese, mi sa che è meglio. Lasciala in pace! Che vuoi tu? Allora? Come ti permetti di darmi una sberla? Che ci fate qui? Entrate in aula! Coraggio! Teresa? Di Gesù. La conoscete? È nata qui ad Avila. Sentendo questo nome, penserete subito alle reliquie, ai miracoli o alle sue numerose esperienze di estasi. Teresa è stata anche una scrittrice. E all'epoca era difficile per una donna. E un'imprenditrice. Durante la sua vita fondò ben 17 monasteri. Si scontrò con l'autorità in carica e difese con forza la sua libertà. Dovette superare molti ostacoli. Per esempio, ha sempre sofferto di una malattia che le causava parecchi dolori. Non si sa con certezza, ma poteva essere una malattia neurologica, brucellosi, epilessia. Si parla anche di depressione, sindrome bipolare. Inoltre dovette affrontare l'Inquisizione, che giudicò quella donna così strana e così bella. E com'è finita? Hanno deciso di bruciarla viva? Leggete il libro. Finalmente è finita. Accidenti. Invece a me interessava. Chissà che pesantezza il libro. Stavo per addormentarmi. Beh, al solito. Teresa, non mi hai consegnato gli ultimi due riassunti. E a lezione sei tra le nuvole. Dov'è quella ragazza che leggeva e faceva domande? Oggi per poco non ti addormentavi. È per le medicine che prendo. So che stai passando un momento difficile. Anch'io ho perso mia madre quando ero ancora giovane, sai? Capisco che non sia facile. Se hai bisogno di qualunque cosa, puoi sempre contare su di me, d'accordo? Tieni. Questo potrebbe interessarti. Mi fai il riassunto? Respirate, Teresa. Potrebbero bruciarti più tardi. Respirate, Teresa. Presto! Forza, fuori! Andiamo! Forza, fuori! Aprite! Prenditi una medicina! Sta zitto! Zitta tu! Imbecilli! Perché non vai a trovare tua madre? Accidenti! Il mio cellulare! È
Inutile. Dove ho messo le pastiglie? Posto e data ampia licenza di scrivere il mio modo di orazione e le grazie che Dio mi ha fatto. Mi sarebbe stato di gran conforto se altrettante me ne avessero data nel narrare minutamente e con chiarezza i grandi peccati della mia vita. Mi pare di poter dire con sicurezza che quando lasciai la casa di mio padre provai tale spasimo che non credo di doverlo sentir maggiore in punto di morte. È difficile spiegarvelo, reverenda madre. Cerco nella vita monastica un cammino di perfezione. Da piccola, quando non giocavo ai cavalieri erranti coi miei fratelli, costruivo eremi in giardino. Vi chiedo di lasciarmi entrare come novizia senza il benestare di mio padre. A sua insaputa? Come una donna del vostro rango? Quali sono le ragioni? A mio padre temo che si spezzerebbe il cuore. Non voglio dargli un dispiacere, e nemmeno che spenda i suoi soldi, visto che per me è un cammino di privazione. Come potrei pronunciare il voto di povertà e accettare la dote di un nobile? Per questo motivo avete deciso di portare il cognome di vostra madre? Mi risulta che vi facciate chiamare Teresa de Ahumada, al posto di Sanchez de Cepeda. Volevo bene a mia madre. Morì dopo il nono parto. Furono tutti complicati. Mi insegnò lei a leggere. Le piaceva molto. E mi ha trasmesso la sua buona abitudine. A tal punto che se non avevo un libro nuovo mi tormentavo. Alla vostra giovane età, sembrate comprendere che un buon libro è il miglior cammino per arrivare a Dio. Confesso che mi è difficile pregare senza, reverenda madre. Mostratemi il vostro titolo nobiliare. Per favore, non dovete dubitare. Sia mio padre sia mia madre sono vecchi cristiani davvero. Vostro padre e vostra madre, dite? Sì. E invece i vostri nonni? Juan Sanchez e Inés de Cepeda?
Considero che sarebbe opportuno ottenere il consenso per farvi dare il titolo nobiliare e nel contempo non rifiutare una dote. Come ritenevate voi che questa casa di Dio potesse mantenersi? Ti sbagli se pensi che qui troverai una vita diversa da quella che c'è fuori. Il nostro convento è soltanto un riflesso della società che hai deciso di lasciare. Molte suore sono sinceramente convinte della propria vocazione religiosa, però altre... Ci sono donne nubili di buona famiglia, vedove pie e figlie ribelli che hanno nobili origini. Concede alla folla perché vada nel villaggio a comprarsi da mangiare. Sono le suore col velo nero perché posseggono una dote cospicua. Sanno leggere e solo loro possono prendere decisioni. Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse, portatemeli qua. Ricorda che la madre superiora discende da una famiglia potente. Molte famiglie usano i beni del monastero per ampliare le proprie fattorie. Spezzò i pani e li diede di scena. Noi con il velo bianco che non abbiamo alcuna dote ci occupiamo delle faccende domestiche e non possiamo prendere decisioni. Poi ci sono le grandame che si portano i propri vestiti, il cibo e anche il cane e la cameriera. I doveri quotidiani, 2 ore di preghiera a voce alta in comune. Gli argomenti sono sempre i soliti. Il lunedì il peccato, il martedì la morte, il mercoledì l'inferno, il giovedì il giudizio, il venerdì la passione di Gesù Cristo, il sabato Nostra Signora, la domenica la gloria della vita eterna, e il lunedì si ricomincia. Si prosegue poi con 2 ore di lavori nella sala comune. E non bisogna dimenticare di rendere omaggio al nostro benefattore, Bernardo Robles, sepolto nel presbiterio. Ma perché? È assurdo. Ha donato all'incarnazione tutta la sua fortuna, ma in cambio ha preteso che dopo la sua morte ci fosse sempre una suora inginocchiata davanti alla tomba, giorno e notte, per i secoli dei secoli. Dimmi che non ci sono altri doveri. Il parlatorio, dove riceviamo visite e diamo consolazione spirituale, ove sia possibile, in cambio di un'elemosina. Sentire bene, ci sei? Papà, ascoltami, sono chiusa nel ripostiglio della... Perché? C'è qualcuno? Sono qui dentro, mi sentite? Per favore! Religiosa di Lisbona, o comunque vi facciate chiamare. Se volete porre fine a questo tormento, riconoscete il vostro inganno. Ammettetelo, e la tortura presto finirà.
Voi vi servite di mille più arguzie per far credere a poveri ingenui che Dio procura piaghe al vostro corpo, che disegna aureole sulla vostra testa, che vi fa levitare. Voi non propagate la fede cristiana, ma il desiderio di necromanzie e di orge. Voi di sicuro non siete una santa, non operate miracoli. Voi siete solo una alumbrada. Ripetete dopo di me. Fermatevi, fermatevi, vi supplico, vi supplico. Vi dirò quello che desiderate. Ripetete dopo di me. Tutto quanto era una farsa. Io sono una alumbrada. Io sono una Sangue, dobbiamo fermarci. Non vi sentite bene, Salazar? Grazie, Eccellenza. Non sapevo foste impressionabile. Sono sempre stato circondato da libri e manoscritti. I miei occhi non sono avvezzi alla mortificazione della carne. Dovrete abituarvi, se volete far carriera nel Santo Ufficio. Il giudaismo, il luteranesimo, le alumbradas, tutti mettono in pericolo il dogma della fede cattolica. Comprenderete che diventa necessario l'utilizzo di alcuni metodi estremi. Sappiamo che in realtà delle persone apparentemente cristiane svolgono invece le peggiori pratiche giudaizzanti. Comprendo, Eccellenza. Scusatemi. È pur vero che sono un giurista, però amo dedicarmi alla scrittura. Mio zio mi ha parlato di alcuni nobili del regno a cui voi potreste presentarmi. Continuate a interrogare la vecchia. Dobbiamo riuscire a smascherarla, reverendo. È chiaro? Ne riparleremo più avanti. Mia sorella vi prega di andare a parlare con lei. Fa attenzione. Pare sia una donna di molto temperamento e poco giudizio. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Sono Ghiomar di Ulloa. Per caso mia sorella vi ha parlato di me? Non serviva. Voi siete una persona molto importante. E allora non mi riconoscete? Mio marito e io eravamo amici di vostro fratello Rodrigo, all'epoca in cui siete andata a Besedas con Don Alonso. A proposito, avete notizie di vostro fratello? Ci hanno notificato la sua morte nel mese di marzo, durante una battaglia nelle Indie, a Rio della Plata. Che Dio lo accolga nella sua santa gloria. Ho perso anch'io da poco una persona cara. È rimasta vedova alla mia età e con 4 figli. E da allora nulla per me ha più un senso. Sento un vuoto. Questi abiti mi soffocano, mi asfissiano. E comunque non sono capace di liberarmi di tutto il lusso che mi circonda. Non immaginate neanche quanto vi capisco. Mi hanno detto che voi siete entrate in convento in cerca di una vita più autentica e raccolta. Anch'io ho bisogno di trovare il mio cammino. Il cammino. Nulla ti turbi. Nulla ti spaventi. Loro sono ancora con noi. Abitano in noi. La vita è per sempre. Cinque moggi di pane per metà grano e per metà orzo. 200 ducati d'oro. Che cosa succede? Stanno elencando la tua dote.
Perché gliel'hai permesso? Anche tu lo conosci. Quando si mette in testa una cosa non riesce a dissuaderlo. Chissà chi mi ricorda. Sta spendendo dei soldi che non ha. Ha portato il titolo nobiliare. Si è arrabbiato quando ha saputo che non l'aveva. Almeno ora con il titolo e la dote potrai prendere i voti. E Don Alonso include nella lista anche un banchetto per tutte le sorelle del convento. Teresa qui si troverà altrettanto bene come in casa vostra, Don Alonso. E questa sera stessa la sposterò in una cella migliore. Ave Maria Purissima. Concepita senza peccato. Madre, vi sentite bene? Sì, donna Ghiomar, solo che mi costa adattarmi alle fatiche dell'incarnazione. Se per un motivo qualsiasi non trovaste pace in questa casa, sarete la benvenuta nella mia. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Concepita senza peccato. Sono molto preoccupato, Teresa, con una situazione grave. Ave Maria Purissima. Concepita senza peccato. Non so cosa fare, sono disperata, mio marito. Aiutatemi, madre, per favore. Ave Maria Purissima. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine. Promessa. Le vostre parole sono molto preziose. Un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. Siete l'unica che mi ascolta. Ave Maria Purissima. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Concepita senza peccato. Non riesco più a sopportarlo. Vengo a chiedere il vostro. Concepita senza peccato. Ave Maria Purissima. Concepita senza peccato. Niente di grave. Spero che abbiate qualcosa di importante da riferirmi. Certamente, eccellenza. Parlate. Dopo l'ultimo interrogatorio, sono tornato qui, nel nascondiglio di quella religiosa. Ha tentato di fondare in questa casa una congregazione di donne senza bolla papale né il permesso della corona e quindi non era autorizzata a farlo. Ditemi qualcosa che non sappia. Vi ho già raccontato per caso che in gioventù mi interessavo alla magia. Anche alla magia? Bianca, naturalmente. A parte Dio, sembra che vi interessiate di qualunque cosa. Un peccato veniale, che ad ogni modo Dio ha deciso di perdonarmi e che ora posso usare a mio favore. La religiosa ha sedotto buona parte della popolazione, grazie ai suoi supposti miracoli. E Sua Eccellenza si domanderà come. Magia. Riuscite ancora a ricordare di quali miracoli parlava la gente? Quelli di sempre. Piaghe sulle mani, la luce santa, levitazione. Ho trovato questi nascosti in una botola posta sotto al pavimento. Si possono vedere in qualunque casa. Erano sporchi di sangue. Avete idea di che cosa può fare la luce, Eccellenza?
Sono un allievo e voi il mio maestro. La maggior parte delle volte non sappiamo come reagirà l'occhio agli effetti dei raggi solari. Parlate come un luterano. Non mi sono spiegato bene, eccellenza. No, per niente. La mia pazienza ha un limite. E adesso? Avete bevuto, Salazar? Cristo divino. E la levitazione? Teresa, aprimi per favore. Non adesso, Juana. Teresa, devi mangiare. Lasciami, non ho fame. Non essere testarda. Come non hai fame? Sei a digiuno da 3 giorni. Sempre uguale? Non ha fame. Santa Madre di Cristo. Abbiamo un'altra fanatica nel convento. Ma reverenda madre... Presto le passerà. Non è la prima né l'ultima che vuole prendere scorciatoie per arrivare a Dio. Può succedere mentre leggo, all'improvviso, senza un motivo. È una sensazione molto intensa, che mi fa credere che lui sia dentro di me. Oppure che io sia dentro di lui. E a cosa state pensando quando questo vi capita? A niente. Non si può non pensare a niente. A volte leggere aiuta. Persino la malattia aiuta. Perché riuscire a concentrarsi sulla malattia è un primo passo. E al principio sento dolore. Però è un dolore piacevole. Ieri sera mi ha parlato. Non avere paura. Io ti darò un libro vivo. Un libro vivo. Cosa intendeva dirmi? Chi? Io ho sognato che il padre di Gesù, San Giuseppe, mi dava le chiavi di una casa. Perché? E ho sentito il mio corpo diviso in pezzi e mandato in diverse terre. Perché? Voi non mi credete? Vi credo, Teresa. E per questo vorrei che veniste a stare a casa mia. No. Perché? Non posso andarmene. Lui è qui. Qui. Non fate altro che rinchiudervi in voi stessa.
E non rispettate il voto di obbedienza. Non lo rispetto perché in realtà non segue gli ordini di Dio. In casa mia non dovreste obbedire. Non riuscite a comprendermi. Perché ovunque vada, non potrei mai sentirmi a mio agio. Che stupidaggine. Se in tutta Avila riconoscono che siete un'ottima suora. E lo sono. E perché isolarvi? Perché dentro a queste pareti siamo costretti alle visite e a compiere tutti i doveri quotidiani. E per disgrazia non posso pregare con cuore puro se non mi allontano da certe vanità. Però voi siete di conforto a chi vi fa visita. Dio viene prima. Secondo il mio parere, si può desiderare di stare da soli con Dio, sempre che non si venga meno al voto di obbedienza. O che non si approfitti del prossimo. Teresa. Respirate, Teresa. Respirate. Padre, mi avete perdonato? Non avevo niente da perdonarti, Teresa. Tutto il contrario. Dovrai perdonare tu il vecchio orgoglio di tuo padre. Anche se, a dire il vero, era proprio questo che volevo evitarti. Sei di nuovo malata e nessuno si occupa di te. Dio si occuperà di me. Torniamo a casa, Teresa. Io ti starò vicino. L'intenzione dell'anima è più potente della schiavitù del corpo. D'accordo. Non insisto, basta. Se hai bisogno di solitudine, allora l'avrai. Però tuo padre aspetterà fuori da questa porta finché non ti sarai ripresa. Che succede, padre? Niente. Rispetto il tuo desiderio di restare da sola con Dio. Juana, provo a bere un po' di brodo. È un peccato essere troppo orgogliosa. Avete ragione. Dio smuove anche i più testoni. Basta così, grazie. Dicono che abbiate smascherato una donna che fingeva di compiere miracoli, la più famosa di Toledo. Congratulazioni. Vi ringrazio, però non è merito mio, ma del mio discepolo, Rodrigo Salazar. Ad Avila è sempre più diffusa l'eresia. Dobbiamo impedire... È figlio di due convertiti, ma brave persone. Sì, adesso lo ricordo. Voi mi avevate spiegato che ama scrivere e leggere. A Sua Eccellenza preoccupa in modo particolare il caso dell'incarnazione. Mi stupisce. Conosco bene la reverenda madre ed è una che ha il polso fermo. Che dite di una certa Teresa? Teresa de Ahumada? Teresa Sanchez de Cepeda. Per qualche ragione ha preso il cognome della madre. Sono in molti a parlare delle sue visioni e dei momenti di estasi. Dicono che sia persino Gesù Cristo ad apparirle. E va bene, reverendo. Confesserò madre Teresa se lo desiderate. Fatelo con molta attenzione. Data la vostra naturale bontà, temo che trovi la maniera di ingannarvi. Reverendo, è da parecchi anni ormai che sono in grado di riconoscere se è davvero autentico un miracolo. Sarebbe preferibile che la suora scrivesse quello che le succede e che voi scopriste che tipo di libri legge. Sua Eccellenza pubblicherà presto un nuovo elenco dei libri proibiti. È splendido, reverendo. Con me potete parlare liberamente. Dopo il divino Garcilaso che il nostro caro viceré di Napoli ha sempre appoggiato, è difficile trovare un uomo alla vostra altezza. Vi prego di paragonarmi a chiunque, ma non a Garcilaso. Vi dico che è splendido per come è scritto. Però? Però che ne è della vostra anima? Dove siete voi tra tutte queste righe? In ciascuna di esse. Ma io non vi trovo. Non temete di uscire allo scoperto?
È possibile che quanto censurate sia precisamente quello che i lettori più bramano conoscere. Continuate a mostrarmi ciò che scrivete. È mio desiderio essere testimone del vostro impegno. E magari un domani diventare la vostra sostenitrice. Padre nostro, permettetemi di trasmettere il potere della vostra gloria attraverso le mie parole. Vi donerò la mia castità. Sarò umile ogni giorno della mia vita. In cambio vi chiedo che le mie parole rimangano in eterno nella memoria dell'uomo. Esiste un cammino interiore. Intraprenderlo non dipende da altri, ma da noi stessi solamente. Grazie, Juana. Superata la paura, si trova la pace e si ricevono doni ineffabili. Che tipo di doni, sorella? Il Signore mi ha detto queste parole. Annulla la tua anima, figliola, perché possa nutrirsi di me. Non è più lei a vivere, ma io. E senza aver capito, ho capito. Invece io non capisco. Non posso spiegare più chiaramente l'inspiegabile. Dite frasi incomprensibili. Mi dispiace molto. Sorella? Isabel de Santo Domingo. Sono a vostra disposizione, anche se è analfabeta e di poco intelletto. Non dite così. Di sicuro ne avete più di molte altre. Come si fa a capire una cosa senza aver capito? Non lo so. È come un paradosso, no? E che cos'è un paradosso? Un paradosso è... L'unico modo che abbiamo di spiegare Dio con il linguaggio dell'uomo. Per esempio, potrebbe esserlo se io dico che... Vivo senza vivere in me. Ed è l'altra vita che aspetto. E di morire perché non muoio, è così, no? Sono a vostra disposizione, potete contare su di me. L'ultima cosa che desidero è vedere questo convento trasformarsi in una dimora per alumbradas. Ora comprendete cos'è un paradosso? Le visioni che mi manda Dio servono per prepararmi alla meditazione. Meditando cessano, sento e basta. La voce è dentro di me e le immagini scompaiono. Quindi solo le tentazioni che si superano danno la forza sufficiente per avere fede e amore. Non avete pensato, madre, che tutte quelle visioni siano frutto della febbre? Non temete di essere vittima del demonio? Può essere, reverendo. L'ho pensato il giorno in cui è apparso davanti ai miei occhi un rospo gigante nel parlatorio. Ho creduto che fosse opera del demonio. Ma poi ho capito che anche quella visione aveva qualcosa da dirmi. Lo ammetto, l'immaginazione sembra follia. Ed è difficile arrivare al punto di avere piena consapevolezza se non la interpreti nel modo giusto. Come sapete che non sono frutto della vostra immaginazione anche i corpi piagati? È la luce bianca di nostro Signore Gesù Cristo. Come fate a essere certa che invece non si tratti di follia? Perché il giubilo che lasciano in me quelle visioni non me le potrei mai inventare. Neanche se avessi l'immaginazione più fervida che esista. Vi affido un compito per la nostra prossima confessione. Il Santo Uffizio pretende una prova per iscritto delle visioni che spesso avete. Decidete voi da quale momento iniziare a raccontarci la vostra vita. E come avete raggiunto l'estasi mistica? Che Dio vi benedica, sorella. Che Dio vi benedica, madre.
Qualche cruccio? No, nessuno. Vorrei farvi una domanda con tutto il rispetto. Dite pure, sorella. Se vostra grazia può insegnare, ecco, a me e ad alcune sorelle un po' ignoranti, a leggere e a scrivere. Mi hanno imposto e data ampia licenza di scrivere il mio modo di orazione e le grazie che Dio mi ha fatto. Mi sarebbe stato di grande conforto se altrettanta me ne avessero data nel narrare minutamente e con chiarezza i grandi peccati della mia vita. Lo so, Juana. Sono una serie di parole senza senso. Quindi è così brutto? Per favore, Teresa. Sai che non sopporto la falsa modestia. Allora ti piace? E perché t'arrabbi? Perché mi piace tanto quanto mi rende inquieta. Il confessore non può leggerlo. Ti perseguiteranno per il fatto di averlo scritto essendo donna. Il rigore che non hanno verso se stessi lo avranno verso di te. Che cosa faccio? Ti propongo un piano. Trascriverò io le tue parole. Elaboreremo una versione nella quale i confessori non troveranno segni di eresia. Va bene la censura, Juana, ma che tu aggiunga anche degli errori d'ortografia. Scritto da una donna e senza errori di ortografia. Basterà per mandarti a rogo. Che ne sarà dell'originale? Lo metteremo al sicuro. Al momento nessuno deve leggerlo. E nemmeno le tue poesie, anche quelle sono un pericolo. Ma più avanti, le altre sorelle dovranno leggere le tue parole. Avete letto? Io no, cosa c'è scritto? Molto interessante. Sono parole che ti toccano l'anima. Non ho mai letto niente del genere. È stata coraggiosa a scriverlo. Faranno loro del bene, anche se alcune vedranno il male. D'accordo. Però solo in un futuro. Hai ragione. Solo in un futuro. Quindi il Verbo si è fatto carne. Insistete sulle vostre visioni di nostro Signore Gesù Cristo. Lo vedete chiaramente al vostro fianco, come quando si trovava nel mondo. Un'immagine che mi regala una gioia infinita. Ho cercato di spiegarlo meglio che potevo. È l'immaginazione, madre, l'immaginazione. La prima cosa da fare è indirizzare di nuovo la vostra coscienza. Per questo motivo vi ordino di evitare comportamenti che possano indurre a episodi simili. Limitate la lettura e pregate soltanto in compagnia delle vostre sorelle. E tutto tornerà alla normalità. Vi è chiaro? Sì, reverendo padre. Comunque questo verrà valutato dalla Santa Inquisizione. A proposito, avete una copia del manoscritto? Non vorrei rischiare di perderlo e che voi rimaneste senza il vostro libro. Sì. Ce n'è una, sì. Vostra reverenza. Per caso questo potrebbe interessarvi?
In Estremadura dicono che sono moltissime le alumbradas. E a Madrid hanno appena bruciato 20 eretiche e tra loro c'erano parecchie illuminate. Isabel. Dico solo la verità. Avanti, continua. Forza. La verità è che Teresa non è una alumbrada, ma è una donna. Pensa e scrive. E allora? Sarebbe tutta un'altra cosa se Teresa invece di suora fosse nata prete. L'importante adesso non è questo. L'importante è capire il perché di tante persecuzioni. E sapere se l'incarnazione sarà ancora la nostra casa. Che cosa vuoi dire? Perché pensavamo che qui avremmo trovato la libertà. L'intimità necessaria per il nostro incontro con Dio. E da quando sono arrivato ho trovato rumore, mediocrità e ipocrisia. Davvero? Grazie. Anche buone amiche, Isabel, però... Però perché dobbiamo rassegnarci a vivere qui? E dove dovremmo andare? Perché non possiamo fondare anche noi una casa. Avere una nostra camera. E persino la libertà dei fondatori del Carmelo. Ci risiamo. Il fumo avverte del pericolo e tu ti getti nelle fiamme. Una buona ispirazione non va mai abbandonata per paura. Nemmeno qui siete al sicuro, Juana. Non avete saputo dell'elenco di Valdés? Tutti i miei libri sono nella lista. Le persone che più ammiro adesso sono eretiche. E perché? Chi l'ha deciso? I vescovi. Chi prende le decisioni all'incarnazione? I sacerdoti. Perché? Come mai vescovi e sacerdoti se nessuno di loro vive qui e conosce le nostre condizioni? Ma ci sono grandi uomini nella Chiesa. Sì, certo, lo so, ovviamente così. Frate Pedro de Alcántara, per esempio. Ma perché non possono esserci anche grandi donne? Donne che prendano le proprie decisioni. In una casa che non richieda dote, né il titolo nobiliare. Dove non si faccia differenza tra cristiane vecchie o nuove, o tra suore povere o ricche. Quella casa non esiste, Teresa. Se vuoi qualcosa che non esiste, che fai? Rimani a braccia conserte. Puoi chiederlo al Signore. E se non te lo dà? Se non te lo dà, è perché il Signore, nella sua infinita saggezza, non ha giudicato opportuno concedertelo. No. 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 Anche noi ci dobbiamo impegnare. Se davvero lo desideri, c'è solo un cammino. Crealo. Crealo. Non c'è nulla nel manoscritto che possa essere giudicato sospetto. In ogni caso, Madre Teresa è una suora giovane, con ancora molti grilli per la testa. Che mi dite delle sue letture? Le sue letture? La lista dei libri che aveva nella sua cella, Eccellenza. Anche una bambina di 5 anni vi ingannerebbe. A che vi riferite, Reverendo? Che non credo neanche una parola di ciò che c'è scritto. Quella donna si reprime, finge bene e fa anche errori d'ortografia. E voi non lo capite perché non conoscete la letteratura. Pensate che avendo letto certi libri una suora avrebbe scritto in questa maniera? A mio parere ogni titolo che si trova lì è inoffensivo. Se non avete niente di meglio da offrirmi, andatevene. O tornate al convento dell'Incarnazione e procuratevi il vero libro della vita. Che succede, Reverendo? C'è qualcosa che non mi avete raccontato? Sono donata e data, e a tal punto sono cambiata, che il mio amato è per me e io per il mio amato. Quando il dolce cacciatore mi colpì e mi fece arresa, tra le braccia dell'amore cadde la mia anima, e acquistando nuova vita, in tal modo sono cambiata, che il mio amato è per me e io per il mio amato. Mi colpì con una freccia d'amore avvelenata. E la mia anima si fece una sola col suo creatore. Io non voglio altro amore. A Dio mi sono donata. E il mio amato è per me. E io per il mio amato.
Questa è per frate Pedro di Alcantara. Pensi che ci riceverà? Donna Guiomar mi ha detto che gli parlerà di noi. Coraggio, mandiamogliela. Che cos'hai lì? Lettere in cui sollecitiamo aiuti e fondi. E perché non le abbiamo già spedite? Perché mi sembrano alquanto sfacciate. Juana, di nuovo? La principessa di Eboli. Ha espresso lei il desiderio di conoscerci. Sua maestà il re non è esagerato. E se il re non risponde, scriveremo al papa. Che c'è? Sei troppo ottimista, Teresa. Non ti verrà la febbre? Sei peggio di mio padre ora. Sopporto tutto, anche la febbre, ma non la mediocrità. Controllate tutte le celle. Non trascuratene neanche una. I libri. Abbiamo ordine di requisire i libri. Vostra Reverenza, vi prego di perdonarmi. Posso chiedervi di ascoltarmi in confessione? Adesso? Vedete, albergano nella mia anima dei dubbi, Vostra Reverenza. Moltissimi, moltissimi dubbi. Questo non è il momento opportuno per la vostra richiesta. Se mi spiegaste l'escatologia di San Tommaso d'Aquino? Non ne abbiamo il tempo, sorella. Lasciateci andare. Le lettere. Per favore, sorella, non ci complichi il lavoro. Abbiamo degli ordini. Buonasera. Buonasera. Se possiamo aiutarvi, Vostra Reverenza. Questi libri proibiti, come tutti gli altri che si trovano nel seguente elenco, verranno messi a rogo. Ciascun libro scritto dagli eresiarchi, ciascun libro religioso scritto da chi è stato condannato dall'Inquisizione, ciascun libro che parla di giudei e mori con tendenze anticattoliche, tutte le traduzioni eretiche della Bibbia, tutte le traduzioni della Bibbia in lingua vernacolare non ammesse. Là dove si bruciano i libri, Juana. Prima o poi bruceranno anche le persone. Sarà severamente punito. Accidenti. Corpus Domini nostri Gesù Cristi. Corpus Domini nostri Gesù Cristi. Corpus Domini nostri Gesù Cristi. Questa. Cosa ve ne sembra? Santo cielo, mi aspettavo ben altro. Non ha nemmeno le finestre. Sinceramente, sempre. Una catapecchia. Magari lo è stata anche la prima casa delle Carmelitane. L'importante è avere l'essenziale. Possiamo accontentarci per ora. Però, madre, quello che vi servirà senz'altro è... Che cosa? Il tetto. Sì, in effetti ci servirà. E chi si offrirà di comprarla? Perché nessuno di noi potrebbe... Mio cognato, ci penserà lui ad acquistarla. Parlo del marito di Juana. Dio benedica tua sorella. E donna Guiomar de Ulloa.
Sarà lei la principale benefattrice della casa e solleciterà l'autorizzazione del padre provinciale. Il reverendo padre Hanhel è un uomo capriccioso e molto volubile, ma ci riceverà. Il vostro cognato comprerà una casa che non sarà nemmeno sua, in fondo. Comunque saremo noi a dargli il denaro. Lui dovrà soltanto apporre la firma e figurare come compratore, senza spendere nulla. Donna Guiomar metterà i suoi 1500 maravedì, che saranno sufficienti. Ne metterei anche di più, sempre che voi poi mi offriate ospitalità. E come la chiamerai? Donna Guiomar, ricordate il mio sogno? Le chiavi di San Giuseppe. San Giuseppe. Il convento di San Giuseppe. Il serafino cacciatore, il suo dardo scocca, perché dall'estasi veniate rapita e la parola Dio esca dalla vostra bocca. L'amore vi pervade quando pregate. Se il serafico fuoco a Dio vi unisce, a lui senza esitare, l'anima donate. Un sonetto. Complimenti, reverendo, voi continuate a sorprendermi. Come osate entrare qui? E in questo modo? Reverendo, avete abusato della mia fiducia per poter raggiungere il vostro scopo. Un tono simile non è da voi e non si conviene a questo luogo. Per ordinare a dei barbari di bruciare dei libri non c'era bisogno di mandarmi come confessore al convento. Pensavo che combatteste l'eresia mediante l'astuzia, non con la crudeltà. Purtroppo ero male informato. Non rivolgetevi mai più a me. Non dovevate presenziare a uno spettacolo così vergognoso. Bruciare dei libri, reverendo? Ho sentito bene? Solo i titoli inseriti che nell'elenco... Che si brucino dei libri e quali non ha importanza. Dovrebbe essere un'aberrazione per uno come voi. Sua Eccellenza esige molto da tutti quanti. Non è Sua Eccellenza che mi preoccupa. Rodrigo, un uomo con il vostro talento dovrebbe aspirare a ben altro. Un poeta può davvero accontentarsi di essere un lacchè dell'Inquisizione. Parlerò con mio marito, il governatore. Nessuno di noi due gradirebbe che succedesse una cosa simile a Toledo. Donna Jimena, ve ne prego, non dimenticate i miei sonetti. E non lasciamo che un episodio spiacevole rovini la nostra amicizia. Senza le vostre visite... Vi assicuro che non saprei come trovare una fonte di ispirazione. Da quando leggete i miei scritti, anch'io leggo con i vostri occhi e scrivo per le vostre orecchie. Avete detto San Giuseppe, hm? Una casa che sarà come il cielo, se potesse esistere in terra. Ricostituire l'antica osservanza e seguire la regola del Carmelo, che è parecchio diversa da quella che si applica all'incarnazione. È la regola primitiva. È quella che rende possibile il distacco dai beni materiali e la contemplazione. Il distacco e la contemplazione. Sembrano idee importanti. E lo sono. E in cosa consiste esattamente questa vecchia regola del Carmelo? Nel pregare e stare a digiuno, nel non avere redditi né proprietà né in comune né in forma privata, nello stare in silenzio, nello stare scalzi. Nei nostri conventi non importerà il lignaggio e il denaro, solo la vocazione religiosa di tutti. Conventi, dite? Esatto, reverendo padre. Perché ne volete fondare più di uno? Era solo un modo di dire. Apprezzo i vostri sforzi, donna Guiomar, ma non avrete la mia autorizzazione se la comunità non potrà contare su di un ingresso sicuro o almeno su una bolla papale che avalli il progetto. Aprire un convento è una cosa, inseguire delle chimere un'altra. Teresa, che superbo! Vedetelo semplicemente come un consiglio. Il consiglio di un superbo! Teresa! Non otterremo mai niente se non sapremo nascondere le nostre vere intenzioni. Non parlo di mentire, ma di fingere sì. Con il padre provinciale
Dovete sembrare sottomessa, anche se poi avrete voi le redini in mano. Fidatevi di me. Quando avremo più appoggi, padre Angel darà l'autorizzazione. A chi mi devo rivolgere? Ho già scritto alle massime autorità. Siamo delle donne, Teresa. Il potere potremo ottenerlo come chi sale una scala, gradino dopo gradino. Conquistate i gradini più bassi prima e vedrete come sarà facile raggiungere quelli in alto. Juana, c'è tua sorella. Come sta? Meglio, ma la febbre non scende. Come vi è venuto in mente di viaggiare? E nel vostro stato, padre? Avevo ancora del grano da vendere. In questa stagione? Avevo ancora del grano. Sono sempre il proprietario delle mie terre. Avete ottenuto qualcosa? Niente. Per ora niente. Cosa tramate? Nulla di buono, padre. Ci conoscete bene. Ci castigheranno. Non siamo mai arrivate così tardi. Tranquilla, Juana. Hai in mente solo il convento che vuoi fondare. Come pensi che potrai assentarti da qui? Non lo so, si vede. Sbrigatevi, la preghiera è già finita. È tardissimo. Perché siamo qui? Entriamo di nascosto nella nostra stessa casa, come se fossimo delle ladre. Invece di occuparci di tuo padre e di tuo cognato, come farebbero delle suore normali. Firmerò la licenza, ma solamente perché apprezzo molto vostro padre e anche vostra sorella. Immaginate cos'è crescere due figli e doversi occupare di due malati. Dio ha voluto che mi dedicassi alla preghiera in questi anni e ora mi chiede di dedicarmi agli altri. Fatemi il favore di non mettere in mezzo Dio. Quando smetterete di nominarlo come se fosse vostro amico, allora non perseguiteranno più il convento. Dopo quel rogo le mie tuniche sono ancora sporche di cenere e fatico anche a respirare. Occupatevi della vostra famiglia. Potete prendere alcune erbe dalla nostra bottega. E avvisatemi quando guariranno. Ho in serbo per voi una sistemazione migliore. Una sistemazione? A che vi riferite? Donna Luisa della Serda, una donna molto importante, è rimasta vedova e vi vuole al suo fianco. Vuole me? Parrebbe essere vittima di una profonda malinconia. Perché proprio me? Il vostro nome ormai è conosciuto anche fuori Avila, sorella Teresa. Non vorrete dirmi adesso che tanta fama non vi è grata? Io non cerco la gloria, reverenda madre. Però è la gloria che cerca voi. E una certa casa di San Giuseppe. Andrete a Toledo e aiuterete la vedova. Cambiare per un po' aria vi farà bene. Dobbiamo sbrigarci. Altrimenti partirò per Toledo e tutto il progetto fallirà. La reverenda madre mi allontana da Avila. E nessuno risponde. Neanche il vostro amico, frate Pedro de Alcantara. A volte le comunicazioni sono rallentate. Frate Pedro è sempre in viaggio. Sono scuse. Nessuno ci appoggia. Ma che cosa dici? No. E le lettere dei frati che desiderano conoscerti? Le nobili donne che vogliono leggere i tuoi libri? Un mercante di Toledo ha donato parte della sua eredità. Non sono nessuno. Serve comunque l'autorizzazione. Forse non è una cattiva idea andare a Toledo. Certo, assolutamente no. Quindi dovrei partire. Adesso. Con mio padre malato e la casa da costruire. Bene. Ditemi, ci siamo consacrate a Dio per consolare vedove? Scusatemi, donna Chiomar. Non volevo. E voi con me potete essere sincera. Posso esserlo anch'io con voi? Credete che donna Luisa sia un ostacolo sul vostro cammino? E io vi dico che sarete più vicina al re oppure al papa consolando quella vedova che mandando 1000 lettere dalla vostra cella, per quanto scriviate bene, madre Teresa. Fate visita a tutte quelle persone importanti. Lasciate che leggano il vostro libro.
Qualcuno non vi andrà genio, altri vorranno conoscervi solo per vanità, ma sono chiavi che aprono porte. Per arrivare a Toledo si passa da molti altri luoghi. Partirò. Ma nel frattempo non me ne starò qui ferma, perché mi manca il permesso. I lavori prima di tutto e i permessi dopo. Marta Sersegno, sei stata condannata per aver tradito la nostra Santa Madre Chiesa, sostenendo l'orazione mentale e altre pratiche giudaizzanti, pur sapendo che non sono ammesse. Santificetur. Per ottenere una morte degna, devi solo ripetere con me: Fiat voluntas. Io mi converto alla fede di Gesù Cristo. Io mi converto alla fede in Gesù Cristo. Smettila di lamentarti, figliola, e di sentirti colpevole. A tuo padre fa piacere che sua figlia parta. Persino se trama qualcosa. Vi addolcisce molto la malattia. Non mi può cambiare. Vi ho sempre sentito dire che il compito di noi donne è cucire e filare. Sì, e persino perdere del tempo accanto a un padre malato. Non è nulla in confronto a quello che avete fatto per me e senza mia madre. Vi ricordate quando mi portaste a Besetas perché mi vedesse una guaritrice? Ah, guaritrice? Deve cambiare nome, perché per poco non ti ammazza. Sento ancora il sapore di quell'erba amara in bocca. Servirà una purga tutti i giorni. Per l'intero mese questa fanciulla dovrà prendere le erbe che vi darò, berle in un infuso. Aggiungerci alcune zampe di rana. E anche ali di mosca polverizzate. Ed escrementi di una serpe. Mi dispiace molto, Teresa, però non trovavamo una cura. L'amore che mi avete dato, padre, è stata la migliore delle cure. Cara, dobbiamo affrontare un argomento che non è stato mai toccato e riguarda il tuo lignaggio, riguarda tuo nonno. So tutto sul nostro lignaggio, padre. So perché abbiamo abbandonato Toledo. E so anche che non c'è niente di cui vergognarsi. Come vorrei che fosse stato così facile per me. Voi continuate a sorprendermi, reverendo. Prima bruciate i resti e poi cercate le prove. Non è proprio corretto. Le prove le avevamo già. Adesso è una questione burocratica. Sì, la burocrazia della carne bruciata, per darle un nome. Dicevate, archivista? Nulla, vi domandavo solo il nome dell'accusata. Marta Sersegno. Sersegno, sì. Famiglie ebree processate, lettera se. Eccola qua. Dunque, Selada, Seledon, Selis, Senteglia, Senteno, Sepeda e Cervantes. Mi spiace, non c'è nessuna Sersegno. Archivista, vi ringrazio. Eccellenza, ho trovato la chiave per giudicare la suora. Interessante. Anche se questo appartiene al suo passato. Che ne è del libro che ha scritto?
ancora non è in nostro possesso. Andiamo! E perché? È piuttosto astuta. Eccellenza, sapete che il mio fiuto non sbaglia mai. In questo caso, come in tanti altri che ho difeso, so con totale certezza che qui c'entra il demonio. Voi non credete al demonio. Credete solo nelle parole, reverendo. Le parole sono importanti. Meno importanti di Dio. Trovate quel libro, Salazar. Se no, non ci sarà giudizio. Viaggio, mia cara. Grazie, donna Ghiomar. Partiamo. Sarà un lungo viaggio. Ce la farai? Certo che ce la farò, ma che domande. Perché è scritto così? Reverendo padre. Ditemi, madre. Vorrei mostrarvi il mio progetto. Certo, vi ascolterò con molta attenzione. Vi ringrazio molto. Prego. Fermo! Vorrai lasciarci qui? Ti prego, non te ne andare! Abbiamo bisogno di te! Avanti, fai il buono, aiutaci! Noi che portiamo delle suore, chi l'avrebbe mai detto? Ho tutte le articolazioni irrigidite. Ma senti come parla l'analfabeta? Che meraviglia! Toledo. Qui c'è gente importante e influente. Io non ero mai uscita da Avila. Ah, sì, invece, sono stata a Sanciorreja. Quando ero piccola, mi aveva accompagnata. Adesso smettila, basta. Mi stordisci. Madre Teresa, tutti aspettavamo con grande entusiasmo il vostro arrivo. Permettetemi di presentarvi il reverendo padre Garcia de Toledo e mia cugina, Doña Ana de Mendoza, principessa di Eboli. Perché porta una benda? Zitta! Siete stata gentile ad affrontare questo viaggio solo per essere d'aiuto alla mia carissima cugina. Obbedisco agli ordini della reverenda madre. Naturalmente. Dubito che possiate essere mossa da altri interessi, nonostante sia ormai noto che pensiate di fondare un vostro convento. Ditemi, quanto c'è di vero in queste voci? Vostra Altezza comprenderà che ciascuna di noi desideri avere un proprio spazio in cui vivere e pregare. Mi sembra logico. Riesco a capirvi e a voi posso confidarlo. Io stessa avrei l'intenzione di fondare un convento. Un convento di carmelitane in piena regola, dove, ovviamente, se lo desiderate, potrete raggiungere il rango di madre superiore. Non temete per il mantenimento. Io mi impegnerei a sostenere i costi della casa, dell'orto e anche di una chiesa. Accettare tali condizioni significherebbe cadere in balia delle vostre velleità. Cosa intendete con mie velleità? Spiegatemi. Una madre superiore non può farsi influenzare nel momento di prendere una decisione. Rifiutate pure la mia offerta. San Giuseppe è la priorità.
Finché non avrò imparato a dirigere la mia casa, non sarò in grado di dirigerne nessun'altra. Nonostante non abbiate ancora ottenuto la licenza? Tutto l'aiuto che potrete darci voi, una signora così importante, sarà ben accetto. È curioso. Non mi venite incontro, però chiedete il mio aiuto. Se vi domando un'altra cosa in cambio, sareste disposta a concedermela? Con molto piacere, se mi è possibile. Il libro della vita. So che lo portate con voi ovunque andiate. Se accettaste di prestarmelo anche solo durante la vostra permanenza, io mi offrirei di scrivere al padre provinciale di Avila e inoltre di parlare a Sua Maestà il Re. Sarà un onore contarvi fra le mie lettrici, Altezza. Ma vi chiedo massima discrezione. Sono parole che potrebbero essere fraintese. Permettetemi di andare a riposare, domani ve lo porterò. Sarà come desiderate. In seguito potremo commentarlo insieme come due buone amiche. Ma che suora cocciuta! E allo stesso tempo ingenua, incredibile. Come due buone amiche. Cosa ve ne è parso di quella frase? Degna dei vostri migliori palcoscenici. Siete voi, reverendo, che dovreste dedicarvi al teatro. Io prediligo i versi, Altezza, non le commedie. Vi assicuro che il libro sarà presto nelle vostre mani. Non ho alcun dubbio, Altezza. Altezza. Che succede? Le suore hanno abbandonato il palazzo. All'alba. Altre! Uno, due e tre! Niente da fare. Un pochino si è mosso, non arrendiamoci. Uno, due e tre! È bloccato, è impossibile. Non si muove. Riproviamo. Mi è successo anche quando sono andata a San Giorreca con mio fratello. Basta, rimaniamo qui. Qui? Prendiamo le nostre cose. Sì, esatto, prendi tutto, Isabella. Va bene, come vuoi. Buon uomo, siete malato per caso? Avete bisogno di qualcosa? Concedetemi una limosina, ve ne prego. Denaro non ne abbiamo, ma potete sedervi qui con noi. Che Dio vi benedica, madre. Scusate se non mi avvicino, madre. Il mio male non me lo permette. Non mi spaventa affatto il vostro male. La malattia l'ho affrontata anch'io e conosco bene il dolore e la sofferenza. Allora saprete comprendere perché non credo in Dio e nemmeno nei miracoli. Se esistesse un Dio che ama gli uomini, non avrebbe creato la morte e la malattia. Avrebbe avuto più benevolenza. Per moltissime notti mi sono domandata esattamente lo stesso. Sono arrivata alla conclusione che tanta siccità è... in realtà è un regalo per apprezzare i giorni di pioggia. Pregavo da sola in silenzio. Senza confessori né padri spirituali? Non si dipende da nessuno, solo dalla nostra volontà. Abbiate pazienza. Trovate dentro di voi quel qualcosa che non potrà mai morire. Ci proverò, madre. Credetemi, ci proverò. Thank you.
Teresa, respira, Teresa. Teresa, aspetta, per favore. Non ti abbattere. Ascolta. Continuano ad arrivare lettere. Presto avremo l'avallo e forse anche la bolla papale. Non disperare proprio ora. Reverendo. Come sempre, siete molto curiosa, donna Jimena. Rodrigo. Si può sapere che vi turba? Non avete mai scritto in questa maniera. La forza delle immagini, la franchezza con cui parlate del vostro incontro col Signore, è bellissimo. E ciò che importa più di tutto, sincero. Che vi succede? Tanto lo apprezzate, veramente. Molto. La cosa migliore che abbia scritto. Indubbiamente. Non è opera mia, però. Come? Questa è la vostra grafia? Che cosa fate? Io invece lo trovo terribile. Terribilmente splendido, se preferite. Chi mi difenderà dalla tua bellezza? Chi? Sembrerebbero i versi di un uomo virtuoso. Peccato che li abbia scritti una donna. Dite. Noi donne vi diamo piacere. Noi donne vi diamo figli. E non possiamo scrivere parole toccanti. Queste parole mi feriscono. Feriscono! Spiegatemi, come può una parola, una singola parola, essere più potente della ragione? Come può spiegare così bene Dio? Come può semplicemente bruciare più del fuoco? È
Teresa, stai meglio? Teresa, aprimi, è molto importante. Ascoltate, qualcuno vuole vedervi. Non ricevo visite, tutto è vanità. Anche se fosse per vanità, madre, sareste comunque disposta a ricevermi? Teresa, è frate Pedro de Alcántara. Sono ancora laggiù. E non si rivolgono la parola. Sì? Proprio non capisco. Reverenda madre. Dopo aver conosciuto quella donna, vi posso assicurare che il suo spirito appartiene al Signore. Non è me che dovete convincere, frate Pedro, ma la Santa Inquisizione. Merda! Eccellenze, per quale motivo avete citato qui questa donna? È stata citata Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada per ordine del Santo Uffizio. È accusata di promuovere il luteranesimo, giudaizzare in segreto... Giudaizzare? ...e di non rispettare il voto di obbedienza contratto con il monastero dell'Incarnazione. Chi la accusa di questo? La denuncia arriva da uno sconosciuto che ha avuto modo di conversare con l'accusata... nel tragitto da Pastrana ad Avila. Ci bastano le dichiarazioni di quel testimone, la cui identità è protetta dal Santo Uffizio. Sappiamo che Teresa si è dimostrata inquieta e vagabonda, disobbediente e ribelle. Con la scusa di essere devota, ha concepito una sua dottrina. È uscita spesso, evitando la clausura e andando contro il Concilio di Trento. E insegnando come donna, è andata contro ciò che San Paolo disse, che una donna non deve insegnare. Parlate seriamente, Vostra Eccellenza? Siete disposti a giudicare una donna perché ha insegnato a leggere alle sue consorelle? Perché la femmina è difettosa e manchevole, e non dovrebbe mai insegnare, né avere autorità sugli uomini. San Tommaso d'Aquino. Ma da questo, Eccellenza, a considerarlo stregoneria... Frate Pedro, la vostra difesa è molto interessante, però ci piacerebbe ascoltare l'accusata. Molto spesso accade che ci dicano, è pericoloso, prenderai il cammino sbagliato, pregare tanto non basta. Non è adatto a una donna, non farti illusioni, è meglio se cucini. Senza che noi donne possiamo avere un'opinione. Vi prendete gioco dell'accusa, madre? È richiesto per rilassare la mente che si facciano battute di tanto in tanto. Frase che avrete preso da uno dei vostri libri, suppongo. È di San Tommaso d'Aquino, reverendo. Vedete con quali mezzi riesce a ingannarci? Non ha nemmeno risposto alla mia domanda. Quale domanda, padre? Vi sentite in diritto di comandare gli uomini? Non credo che abbia alcuna rilevanza. E di ideare una riforma di un ordine di frati? Eccellenza, io non so... Con quale diritto? Anche se si dice il contrario, ci sono più donne che uomini alle quali il Signore fa certe grazie.
Visto che non volete collaborare, non ho altra scelta che mostrare come prova in questo tribunale alcune delle cose che avete scritto. La maniera in cui descrivete gli episodi di estasi è grottesca ed esagerata. È tutto qui e lo chiamate il libro della vita. Vi posso assicurare che questa opera contiene moltissimi suggerimenti scandalosi, arditi e sconvenienti, e che in ogni pagina si riconosce il marchio dell'eresia. Capitolo 16. Dovete contrastare l'umana prudenza che i predicatori non sanno abbandonare perché non bruciano di quel gran fuoco di amor di Dio. E seguendo la lettura dite che vi proponete di coltivare quell'amore in segreto. Facciamoci tutti pazzi per amore, scrivete. Facciamoci tutti pazzi per amore. Che follia è questa? Capitolo 10. Come già altre volte, sebbene per brevissimo spazio di tempo, mentre meditavo e nello stesso atto di leggere, mi sentivo invadere all'improvviso da un sentimento della divina presenza, da non poter in alcun modo dubitare essere Dio in me o io completamente immersa in Lui. Come immersa? Un curioso modo di esprimerlo. Non ho trovato una parola più adatta per esprimere quell'esperienza. Vi sembra conveniente parlare di amore umano per poter spiegare l'amore divino? Non esiste un altro modo. Sono oscenità. Amore. Amore umano. Noi non siamo angeli. Abbiamo un corpo. Credere di essere degli angeli sulla terra, quando non lo siamo e la mia malattia ne è una prova, è sbagliato. La vostra malattia vi ha anche dato il diritto di scrivere un libro destinato a creare turbamento in vergini che cercano pace? È un peccato. Il peccato, reverendo, non è in quello che ho scritto, ma negli occhi di chi lo vuole vedere. Questo è tutto, reverendo? Un'ultima domanda, Madre Teresa. È vero che avete fatto costruire nella città, senza l'approvazione di nessuno, un convento di carmelitane in omaggio a San Giuseppe? È vero. Cosa pensate di farci? Riformare l'ordine del Carmelo per un ritorno al primo cristianesimo. Parliamo di cristianesimo, madre? Ovviamente. O di giudaismo? Se mi permettete, eccellenza, è la seconda volta che accusate Madre Teresa di una cosa del genere senza mostrare alcuna prova. Proseguite, reverendo. Toledo, 22 giugno dell'anno del Signore 1485. Vi dice qualcosa questa data, madre? Il 22 giugno del 1485, un eretico ebreo convertito di nome Juan Sanchez si presentò davanti agli inquisitori di Toledo, ai quali confessò di avere commesso moltissimi e gravi crimini e delitti di eresia. Potreste dirmi chi era questo tale Juan Sanchez? Juan Sanchez era mio nonno. Se quanto predica questa donna riflette in qualche modo le abitudini dei suoi antenati, che mi dicano le loro eccellenze perché non dovremmo castigarla con le fiamme del fuoco purificatore. Madre, quello che ha detto è vero? Il mio titolo nobiliare nelle mani della madre superiora. Vostro padre l'ha ottenuto illegalmente. Un titolo si può comprare, madre. Ma il vero onore, lo sappiamo, non si compra con denaro. È peggio commettere un peccato veniale che discendere dagli uomini più vili della terra. È un peccato veniale, madre. Non lo è. Falsificare un titolo, rompere il voto di obbedienza, disubbidendo alla madre superiora. No. Abbandonare la fede cattolica, promuovendo l'orazione mentale come gli ebrei e il lavoro manuale come i luterani. È un peccato non volere un confessore, né pregare a voce alta per comunicarsi con Dio, come cercaste di insegnare al testimone che è l'accusa. È un peccato essere una donna ambiziosa, ed è un peccato sentirsi la prescelta di Cristo, soprattutto visto che siete discendente di eretici e affetta da una strana malattia. Dovete solo confessarlo. Ripetete con me.
Io scrivo e predico come una convertita. Sono colpevole di aver rinnegato la fede cattolica. Io sono solo un'eretica. Se fosse così, reverendo? Che cosa dite, madre? E se fosse un'ebrea, araba o convertita, che importerebbe? Non era ebreo nostro Signore Gesù Cristo? Ci basta ascoltarla per accorgersi della sua ambizione smisurata e del disprezzo che questa donna prova per l'intera gerarchia ecclesiastica. Pertanto ritengo che meritino un castigo sia lei, sia le altre alumbradas che si trovano nel monastero dell'Incarnazione. Sua Eccellenza l'Inquisitore Generale Fernando de Valdés pronuncerà il verdetto. Io, Fernando de Valdés y Salas, Inquisitore Generale del Regno, per l'autorità che mi conferisce la Santa Madre Chiesa, dichiaro l'accusata. Eccellenza, so che non è il momento, ma vorrei chiedere la parola. Come osate? Sua Eccellenza sta pronunciando il verdetto. Non riesco a comprendere perché bisogna intimidire questa donna con delle minacce e avverto chiunque voglia contraddire Madre Teresa che intendo difenderla personalmente, quindi d'ora in avanti dovrete rivolgervi a me. Per le loro eccellenze da parte del Santo Padre Pio IV. Con la presente bolla, la Chiesa di Roma autorizza l'apertura del convento di San Giuseppe ad Avila, firmato il 24 di agosto dell'anno 1562. Una bolla papale? È il nostro re che dovrebbe decidere in merito, e non la Chiesa di Roma. Dichiaro l'accusata innocente e libera da ogni sospetto. Eccellenza! Eccellenza! Vi prego, ascoltatemi. Sono convinto, posso trovare delle prove. Convinto di cosa? Di cosa? Non si tratta né di un'eretica né di una strega, è una scrittrice. Che temete? Attento a quello che dite e non scordate il vostro lignaggio. Le fiamme potrebbero bruciare anche voi. Sono contenta che stiate meglio. Non dovevate disperare. E ora che avete superato la vostra malattia, scrivete, raccontate. Come? Come si può confondere la sete d'amore con un sentimento d'odio? La prima frase l'avete già. Thank you.
se desideri qualcosa che non esiste, c'è solo un cammino. Crealo. Teresa, stai bene? Ci siete riuscite. Che cosa? Avete inaugurato San Giuseppe. Teresa, non so di cosa stai parlando. Coraggio, vieni con me, ti sta aspettando la preside. Teresa, mi spiace per quanto è successo. Stiamo cercando tra tutti di trovare il colpevole. Non è vero? Guardami negli occhi quando ti parlo, Salazar. Ascolta, è necessario che ci dica tu quello che è capitato. È stato Salazar a rinchiuderti ieri notte nel ripostiglio. Credo sia stato un incidente. Mi sono rinchiusa per sbaglio. Teresa, tuo padre è venuto a prenderti. Posso? Sì, puoi andare. Però tu e io abbiamo una conversazione in sospeso. Salazar, tu rimani ancora un po', invece. And now we go to the exercises. Go to page 46 and then we will do a general review of the work. Mi dispiace tanto. Non preoccuparti, Teresa. È richiesto per rilassare la mente che si facciano battute di tanto in tanto. Papà! Teresa! Respira, respira, Teresa. Respira, respira. Stai bene, amore mio? Sì. Andiamo a casa.